118 Arezzo? Sì, salve signora, da dove mi chiama? Cavriglia, che cosa è successo? Non le risponde? Lo vede respirare signora, il torace si muove? Non si muove. Mettete le mani, bravissima signora, al centro del torace e iniziate a fare il massaggio cardiaco. Benissimo, con questo ritmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... È stato salvato grazie alla preziosa collaborazione tra 118 e parenti e soprattutto ad un defibrillatore che si trovava vicinissimo a casa sua. È successo a Mercatale, Valdarno Aretino, dove un 76enne aveva accusato un malore. L'intervento immediato del massaggio fatto dagli astanti più la defibrillazione fa la differenza in questi casi. Poi c'è il defibrillatore presente. Mancava poco alla mezzanotte quando i familiari dell'uomo che accusava forti dolori al torace hanno chiamato il 118, così mentre un operatore della centrale inviava i mezzi di soccorso, l'altro è rimasto in contatto con i parenti che riferivano un drammatico peggioramento delle condizioni del 76enne. Guardi signora, sotto casa sua c'è un defibrillatore. Benissimo, iniziate, potete, mandi l'altro signore a prendere il defibrillatore, lo sapete usare? Perfetto, applicate le piastre, appena arriva applicate le piastre, l'ambulanza e l'automedica le sta inviando il collega. Dopo un minuto sono arrivati i sanitari, il 76enne è stato intubato ed accompagnato all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è stato sottoposto ad un intervento e risolto il suo problema cardiaco, è stato ricoverato in rianimazione per proseguire le cure. Insomma, ancora una vita salvata in provincia di Arezzo, dove la rete delle apparecchiature è sempre più capillare, oltre 1000 i defibrillatori presenti, 40.000 invece le persone formate all'utilizzo di questo macchinario. Più persone formiamo, più defibrillatori abbiamo nel territorio, più vite salviamo. E questo è l'ennesimo caso in cui questa formula funziona. Cioè noi dobbiamo considerare che i nostri arresti cardiaci a casa sono quelli più tragici, perché in casa non c'è defibrillatore. Allora dobbiamo pensare ai condomini, metterli in sicurezza, un defibrillatore dopo 6, 7, 8 condomini va benissimo, non è questo il problema, decidiamo, un defibrillatore a distanza di un minuto e mezzo, perché se abbiamo 3 minuti di tempo, un minuto e mezzo andare a prendere il defibrillatore, un altro minuto e mezzo per tornare a defibrillare il soggetto, quindi non, ci sono delle regole da seguire eccetera, però dobbiamo pensare a salvare questa gente anche a casa. Cosa che oggi capita, se hai la fortuna, come questo signore qua, perché non si può lavorare sulla fortuna, di avere nei pressi o nella vicinanza un defibrillatore. Questo l'altra sera a Mercatale è successo, il risultato è buono, il signore si salva.